Salve a tutti e bentornati sul canale. Oggi vi porto un gioco nuovo che si chiama Enter the Gungeon. È stato rilasciato da ben poco ed è fondamentalmente un roguelike dungeon crawling in cui dobbiamo affrontare orde di nemici sconfiggendoli e otterremo una marea di armi nuove da provare. Il dungeon si rifà continuamente, quindi è interessante. Vediamo un po' come funziona. E io direi di provare subito con il Marine. Ho già fatto il tutorial, così so già cos'è che devo fare. Hop, 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 dentro. E andiamo a fare un po' questo Enter the Gungeon. Allora, non so come verrà, perché è frenetico, quindi... Ok, oh! Abbiamo una serie di nemici. Oh! Eccoli qua i nemici. Abbiamo già incominciato. Che ci sono questi nemici che sono a forma di pallottola. Munizionamento vario. Tu spari, hai la cosa per... possiamo anche ripararci dietro qua. Guarda che figa. E chiaramente dopo hanno un punto di... Ok, forse è meglio se utilizzo però il controller la prossima volta. L'uomo pistola. Oh no 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 no. Mamma mia, che pericolo. Ok, elimina. Mamma mia, pensavo fosse un proiettile. Poi la cosa bella è che puoi distruggere tutto. Oh, 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 oh. Dunque dobbiamo, praticamente è un raccogliere gli oggetti fighi, di potenziarsi, essere più forte di prima. Tipico roguelike. Mamma mia, che gettata che aveva fatto quello lì. Le piume sono rimaste. Andiamo giù, vediamo qua cosa c'è. Da 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 da. Vediamo cosa c'è. Anello del forziere amico, un forziere per amico. Cosa fa? Apriamo la Monomicon. Aumenta la probabilità di trovare forzieri. Il primo a entrare in possesso di questo anello fu Winchester, che però non ne capì la potenzialità e lo assegnò come primo in uno dei suoi giochi. Ma che cazzo. Sempre, però vedi, ok, noi troviamo più cosi, però non abbiamo chiavi in questo momento. Gli stessi, quelli che hanno fatto questo gioco dovrebbero essere gli stessi che hanno fatto Dance of the Necromancer, altro bellissimo giochino roguelike, e se non mi ricordo male anche il gioco quello del West. Perché questo qua mi spara le lettere e muori? Oddio, oddio, oddio. Cos'è qua a fare lì? Vieni qua. La cultura fa male, vieni qua. Come ben sappiamo da Darkest Dungeon. Noi prendiamo i... Ok, allora andiamo avanti. Non so ancora se distruggere tutti gli oggetti ti conferisce qualche bonus o meno. Cos'è questa roba qui? Che cosa... Un tempio dedicato a un proiettile, dimenticato che depose le armi. Vuoi seguire il suo esempio? Vattene. No, perché? L'altra cosa, però lì acqua, se ci finisco dai. Ah! Poi. Oh! Perché il bello è che se noi aspettiamo che arrivi. Mamma mia, come sono pessimo a mirare. Vai, muori, 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 muori. Vedete che sono a forma tipo di proiettile o di carica di. Ah! Che poi dopo si distruggono gli oggetti. Quindi se li perdiamo dopo so cazzi. Allora, vediamo se qui in fondo c'è qualcosa di utile. Non so ancora se veramente se romperli serve a qualcosa. Che se dovesse essere tipo come in Legend of Zelda sarebbe da una roba fighissima.
Per chi non ha mai giocato a Legend of Zelda, beh, quando distruggi gli oggetti... Ah, ah, ah. Oddio, cos'è questa roba qui? Quando distruggi gli oggetti ottieni sempre qualcosa in più. Si splittano. Muori, 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 muori. Blob. Ah. Finito? Ah, mamma. E questi qua sono i primi livelli. Cominciamo. E tu col Thompson basta. Vabbè. Lo scatter non ti è servito così. Mamma, ci stavo per rimanere secco. Il problema è che non ho ancora un'arma decente di questo nome. Oddio, che cos'è questo? Cosa sei? Oh, 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 oh. No! Che botta! Perché il Marine ha la possibilità. Vedete che non ho perso vita. Perché il Marine ha l'abilità di salvare il primo colpo che gli arriva contro. Perché se io faccio così. Boom! Figo. Allora, vediamo qui cosa c'è. Vita. Però non mi serve in questo momento. Va bene. Facciamo una cosa. E fammi passare, porca miseria, non posso. Allora, vediamo di esplorare qualche cosa più in alto. E ma è pieno. Sono preso la bomba. Mi dispiace, ti ho preso per il culo stavolta. Allora, vediamo. Ah, di lì non si poteva entrare, ma di qua sì. Sì, ok, l'abbiamo sbloccato. Perfetto. Fucile a carica. 35. 30 qua cosa c'è? Caricatore tamburo. Baffi 45. Baffi che cosa cavolo faranno? Perché è bello che non posso mica sapere cosa fa uno o l'altro. Vabbè. Sì, ok, lo so che sono un pezzente. Allora... vediamo come andare di qua. Op, 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 op. Mi spiace, non mi prendi. Perfetto. Soldi solo per me. Quanto abbiamo? 31. Vediamo di finire le stanze prima di tornare lì, va. Perché vorrei prendere anche qualcos'altro. Soprattutto un'arma migliore di questa qui che sto usando, perché è veramente quella base, 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 base. Allora. Questo qui è per il passaggio al boss. Quindi evitiamo. Che bello che poi qui le munizioni dopo finiranno. Mamma, ho perso. Perfetto. No, forse non devo usare il controllo. Forse ce la faccio anche così. Dai, 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 dai. Vedi che qui mi serve una chiave. Porca miseria. Allora, torniamo dal vendor, così ci teletrasportiamo. No. Allora, così ci teletrasportiamo. Allora, prendiamo la chiave. Sì, sì, ottima scelta. Sì, sì. Adesso non posso avere l'altra arma, però speriamo di averlo qui. Fucile laser, una scarica di energia. Ok. Cambiamo l'arma con quello base per il momento. E andiamo per il boss. Che cavolo sei? Re Pallottolus. Cavolo, ma questo qui è un marindi. È un marindi.
Vai. Mi dispiace. Cavolo, ma è peggio di un... È un bullet time. E io con i bullet time faccio schifo. Mi dispiace. Mi dispiace, non mi dispiace per niente. Fatto perché gli ho sparato al suo amichetto, problemi tuoi. Mamma. Oh. Mamma, dai, dai, che va giù, dai. È andato. Kaboom! Give me the money. Crediti egomonici validi in tutta la galassia. Cioè? Figo! Mi hanno dato anche un'altra arma. Vediamo. Revolver di Shades da lasciarci gli occhi. Armonomicon, vieni con me. Lo fucile laser è la K47 del futuro. Nato per i suoi bassi costi di produzione e la scarsa necessità di manutenzione, diffuso in tutta la galassia e usato un po' da tutti, dai cacciatori ai miscredenti. Da lasciarsi gli occhi, revolver di Shades. Ah, gli Shades, gli occhiali. L'arma del maggiore dei due fratelli proiettili. Sulla canna sono incise 17 tacche e la sagoma di un pallottoloide sorridente, ma non ne si riconosce il motivo. Va bene. Ok. Andiamo avanti. Figo! Il pallottolone, è vero che c'è il pallottolone per salire. Va bene, andiamo. Creazione del Gungeon. La pallottolina che entra nel caricatore del tamburo. Oop! Gungeon vero... Ah, perché quello di prima non era un Gungeon. Andiamo bene. Allora... Però per questi qua voglio tenermi le munizioni. Teniamoci le munizioni il più possibile perché non sappiamo quando ne avremo bisogno. Che cazzo? Mamma, mamma, mamma. No! No! No, cacchio. E porca miseria, sì, ma che botte. Non avevo mica capito che li finivo giù. Allora, forse è meglio se utilizzo 50 Shades of Grey. Cosa sei? Madonna! Questo qua è importantissimo. L'obliteratore è quello che ti permette con un hit di togliere di mezzo tutti, e dico tutti, i pallini presenti sul tavolo, sul game. È una figata. No! No, torno indietro, ti ha ucciso il pallottoloide. Ma porca miseria. Riavvio rapido. Vediamo se mi fa ritornare da quel punto lì oppure se mi risbatte indietro. No, mi fa rin...
Mi fa ricominciare proprio dall'inizio. No, non propriamente. Andiamo di qua. Qualcosa mi dice che in questo gioco bisogna essere ben più furbi di come gioco io. Ah, me dindini. Ok. Andiamo su. Bravo, bravo. Mamma mia, ma... No, 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 quelli col Thompson, ma perché? Sei rimasto da solo, Morto. Ok, prendiamo i dindi. Servono sempre. Arma. Palla di neve può contenere sassi. Cioè, noi gli spariamo le palle di neve con questo. Dai, che figata. Allora, op, op. No. Congeli i nemici. È un congelante. Non serve a niente. Servirà per... Fregati. Allora, prendiamo un altro obliteratone. Qui bisogna essere rapidi, eh. Oppela. Ok. Il tavolo è fondamentale per pararsi le chiappe. Oppela. Questo qua. Vabbè. Andiamo qua. Però lì non ho ancora capito, visto che... Moruto, tu sei Moruto, ok. Distruggiamo tutto come Link, opera. Se non conoscete Link, mannaggia voi, dove siete stati negli ultimi 30 anni. Ma questo qua cos'è? Rambo? Madonna. Ok, l'abbiamo fatto tutto perfetto. Allora, evitiamo di andare avanti a distruggere roba a caso. Bello. Un'altra chiave. Allora, vediamo. Dunque, di qua. Altrimenti dov'è che possiamo andare? Allora. Op, 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 op. Maschera antigas. Corazza, ammo, corazza o vita. Beh, non mi serve niente per il momento, quindi direi di andare qua. Finiamo qua sotto. Oddio, ma questa qui è tipo la Fox. Oddio!
bello, l'esplosivo. Non ti vergogni di utilizzare un'arma che non posso usare? Questo qua in cooperativa deve essere un incubo. Perché si può anche giocare in cooperativa, eh. Tamburo lubrificato, ricarica più rapida. Bello. Vediamo qua sotto cosa c'è. Eliminato. Morto, perfetto. Torniamo qua. Andiamo a vedere un po'. Perché la storia è che noi dobbiamo cercare un'arma con la quale tornare indietro nel tempo e sistemare dei torti che sono accaduti. Il problema è che non sappiamo dov'è all'interno del dungeon. Quindi è un casino. Vediamo di fare il boss, è ancora lo stesso o è cambiato? No, è cambiato. Cos'è questa roba qui? I gemelli del grilletto. Allora, vediamo. Sono tutti e due diversi, va bene. Qualsiasi cosa tu faccia, Boss continua a sparare. No, fanno anche altri cancherini. Dai. Non so quale dei due è peggio. No! Mi sono incastrato da solo. Shade mi ha ucciso. Ma porca miseria. Il passato ti perseguita. Niente ragazzi, io spero che vi sia piaciuto, nel caso lasciate un like come al solito e ci rivediamo nella prossima puntata con Enter the Gungeon. Gungeon, anzi, Gungeon è bruttissimo. Ciao a tutti.